Australia, abbiamo le notizie, stiamo seguendo attraverso la nostra ambasciata a Sydney, attraverso la nostra unità di crisi, non ci sono notizie certe, la polizia australiana non esclude alcuna pista, però bisogna attendere le indagini da parte loro. La nostra unità di crisi ha inviato messaggi anche a tutti gli italiani che sono nell'area, e come facciamo sempre attraverso le nostre applicazioni, per far sì che ogni italiano che è collegato con la nostra unità di crisi possa essere aggiornato su ciò che sta accadendo.